perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ragazzi, e benvenuti in questo sesto episodio della Crazy Locca Pokémon Bianco 2 della Extreme Crazy Locca Pokémon Bianco 2. Non ce la farò mai. In ogni caso, ragazzi, perché ci troviamo in questo luogo molto particolare? Perché, ragazzi, proprio qui, in questo punto preciso, dopo aver affrontato quei 4 manigoldi che c'erano in giro per Austropoli, c'era uno strumento. E che cosa ci ho trovato, ragazzi, se non lei? La cazzo di pietra idrica per evolvere Jonfrog. Ragazzi, in questo episodio, tra pochissimo, vedrete una nuova forma di Jonfrog. La seconda forma, per esattezza, dopo Politad e dopo Poliwrath. Ragazzi, abbiamo la forma evolutiva. Jonfrog trascenderà i confini della sua stessa esistenza per raggiungere la forma di un Pokémon che non lo rappresenta. E questo solo ed esclusivamente per aiutarci nella battaglia di Artemisio. Quella pietra idrica è un cazzo di dono del divino. Il mitico, che, di cui non potrei dire il nome perché mi bloccano il video, però il divino merda, signori miei, il divino. Che noi ci dimentichiamo, ma non dobbiamo dimenticarcelo. E proprio perché non dobbiamo dimenticarcelo, dobbiamo lasciare un bel mi piace. Comunque, ho allenato, come avete visto, i Pokémon. Proviamo, ragazzi, a raggiungere 200 mi piace o 250, insomma, decidete voi quanti like dobbiamo lasciare per, ragazzi, la forma che andremo a vedere di Jonfrog. Io giuro che se viene fuori un Pokémon di merda inizio a bestemmiare. Ripeto, ho allenato i Pokémon, avete visto i livelli, sono Drapion e Jonfrog, sono a livello 23, ma anche a livello 24, perché mi sono detto, sta a vedere che si evolverà nel prossimo episodio. E invece forse non avremo bisogno, ragazzi, perché sta per succedere. Jonfrog sta per trascendere i confini dell'esistenza, sta per raggiungere una forma incredibile, vi giuro. Che se si evolve in Farfetch in merda, io impazzisco. Oh! Attenzione! Attenzione! Jonfrog si evolve in Primplup! Ci sta dicendo che ci manca ancora qualcosa! Ci sta dicendo che ci manca ancora qualcosa per raggiungere il sommo Pokémon. Primplup è un altro passaggio che Jonfrog compierà per raggiungere la sua forma definitiva. Perché, ragazzi, sì, Primplup dovrà ancora evolversi. E sì, evolvendosi otterrà un'altra forma. Diventerà un altro Pokémon, signori. Detto ciò, dopo aver perso tutto sto tempo, a sto giro, ragazzi, non ho il counter dei minuti sotto mano. Quindi non ho idea di quanto tempo io ci possa impiegare per battere la palestra di Artemisia. Sta di fatto che andiamo verso la palestra del nostro caro coleotterista, hashtag coleotterista nei commenti, il nuovo termine inventato da me stesso medesimo. E ragazzi, andiamo a vedere che cosa ci serve al futuro. Entriamo qua dentro, redesign fantastico, dirà redesign, non lo so. Comunque, design fantastico per questa nuova palestra, come potete vedere, che è molto più figa di quella di prima, con le cazzo di pareti di miele, con la team, tra l'altro, molto bella. E direi di iniziare ad affrontare quest'uomo con il nostro nuovo divino Jonfrog, di cui, ora che ci penso, non ho assolutamente controllato niente. Eccolo qua, la nuova forma, signori. Allora, andiamo di all'acciaio così su Overchew Fit. E beh, Happy Fit, come lui, no? Allora, adesso tra poco scopriremo il suo tipo, ragazzi. Ora, non ne ho idea. Non mi piace il fatto che io non gli stia facendo niente con all'acciaio. Non vorrei che mi abbia sfanculato tutte le statistiche. Però questa, nel caso, è una prova che Jonfrog ci sta mettendo davanti. Non dovremo assolutamente fallire, perché il fallimento potrebbe comportare la perdita della serie, ragazzi. Psycho Shock. Oh, mi ha tolto 2 PS. Che bello. Che bello quando vi tolgono 2 PS, non trovate anche voi? Ok, sì, gli togliamo decisamente poco. Probabilmente ci siamo potenziati a livello difensivo. Guarda quanto siamo forti a livello difensivo. Guarda quanto Jonfrog abbia intuito le necessità del nostro team di avere un cazzo di bulldozer al posto di un Pokémon. Grazie, Jonfrog. Grazie. Ringraziate tutti mentalmente Jonfrog e il divino per questo regalo incredibile che ci hanno fatto. Tu non eri un ciclista, ma questi sono dettagli. Allora, vediamo un attimo. Tipo fuoco. Allora, i Primplup di solito non sono di tipo fuoco, va bene. Ok, abbiamo un pessimo attacco speciale. Non va assolutamente bene. Dobbiamo risettare tutto il parco mosse di questo Pokémon.
Frattanto utilizzeremo sempre l'aeroassalto. Vediamo se ho qualche MT invece, giusto per capirci un attimo. Ecco, insomma. Sì, ce l'ho l'MT, peccato. Oh, ma io avrei anche queste volendo. Eh sì. Forza antica. Potrebbe starci forza antica volendo, Al posto di all'acciaio per il momento, direi. Tanto non dovrebbe esserci sto grande scalo, sì. Forza antica è forte, peccato che colpisce poche volte in questo gioco, ovviamente. Abbiamo anche Cosmo Forza che aumenta le difese. Abbiamo Taglio che però toglie 60. Cercherei qualcosa di meglio. Questa cos'è che faceva? Ho visto qualcosa di utile. Ah no, era sempre Taglio, mi sa. Sì, infatti. Ok, ragazzi, per il momento però direi di proseguire. Magari questa palestra ci servirà qualche mossa particolare, ecco. Ora, io se non sbaglio... Dio, Shuppet, perfetto. Allora, testiamo subito la nostra mossa Forza Antica, vai! Oh! Non gli ho fatto una sega. Ok, perfetto. Proviamo a mandare a sto punto Drapion, raga, visto che John Frog ha già dato il suo in questa partita. Questa partita non vuol dire niente. Cazzo, è Milan-Roma. Allora, Change, vai, è il tuo momento. Fammi sto iperzanna, fammi godere, amore. Ok. Oh! Il tentennamento! Tan tan, ten ten. Ben ten. Sto impazzendo. Allora, Luminion, perfetto. Caro mio Dori, cara mia Dori, ora sei diventata maschio, evidentemente hai fatto un trapianto transgender, però questi sono altri discorsi. Gentilmente, grazie, ok, bastava prenderlo, non ci voleva molto, non gli abbiamo fatto una sega frattando, frattando. Che bel lessico che sto utilizzando oggi, mi piace il mio commentary, raga. Mi piace, perfetto, vai a casa, uomo di poca fede. Ok, sono diventato musulmano improvvisamente. Oh, cosa succede se io vado qua? Ah, ma c'era il collegamento. E chi l'aveva visto? Allora, fermi un attimo. Curiamoci i Pokémon, perché qua altrimenti si rischia davvero tanto. Ora, Primplup dovrebbe evolversi a livello 36, se non ricordo male. Se in quarta gen non ha deciso di sminchiare le evoluzioni degli starter. Non mi pare, sinceramente. Al 36, quindi fra 13 livelli. Quindi all'incirca, verso la quinta palestra, fate. Dobbiamo cercare però di farlo resistere, perché se non lo facciamo resistere, ragazzi, è un problema. Ora, vediamo quanto fa l'assalto. Ok, già va meglio. Perfetto, il lato positivo è che c'hai la mamma troia. No, il lato positivo è che ha delle ottime difese. Questo è veramente positivo, vuol dire che ci schiatterà non troppo spesso. Sì, è di tipo fuoco e c'ha acqua aiuto. Non è proprio la genialata per eccellenza. Però, voglio dire. Buttalo via un acqua aiuto. Metti che ci impara Surf con 150 di potenza. Fossa, non mi fare male, ti prego. Grazie, perfetto. Apprezzo la tua gentilezza. Però devi morire un po' prima. Vai, vento gelato, non puoi non morire. Olè, perfetto. Probabilmente era di tipo acciaio, raga. A giudicare dalle combo di efficacia e non efficacia che sono state svolte su questo Pokémon, ecco. Ok, perfetto. Allora, direi che possiamo proseguire. Io sto andando un po' a caso in sta palestra, raga. Conto che ci sia un unico percorso. La tattica di solito è andare dove ci sono gli allenatori. Perché a regola, dove ci sono gli allenatori è il percorso giusto. Perché gli allenatori si frappongono tra te e il capo palestra. Di conseguenza, se non ci fossero, vorrebbe dire che il capo palestra in quella zona non è presente. Taglio furia che? Ma taglio furia che? Ma taglio Jake la furia? Ma che è? Vuoto tetro. Vuoto tetro. Tua madre è un peto. John Frog, svegliati. John Frog, svegliati dal tuo letargo. Dai, non puoi crollarmi così. Non puoi serbarmi tutte ste prove. Perfetto, forza antica, ti prego, vai a casa. Niente da fare, non gli ha fatto una pippa neanche a pagarlo. Porca di quella troia. Ancora con sta dormita. Che cavolo è, letargo, il pisolino. Ok che siamo d'inverno, però sei un pinguino, non sei mica un orso. Cioè, voglio dire, oh, ci siamo già svegliati, che bella cosa. No, ma devi ucciderlo. C'è 100% di precisione. Io bestemmio alla madonna. Guarda se non devo... Oh, Gio, che bello, raga, quando si svegliano così, perfetto. Magari ci bustiamo le statistiche. No, falso finale, fermi. Potrebbe essere di un'utilità sconcertante. Ok, no, è speciale. Dio. Sarebbe stato molto interessante vedere un falso finale così potente e in grado di non buttare giù il Pokémon avversario. Sarebbe stato davvero, davvero, davvero interessante. Peccato che ovviamente io sono Creepy Stories e non posso avere qualcosa di interessante nel mio team. Perfetto, ribustiamo.
Se mi fai addormentare impazzisco. Ok, perfetto. No, stavo già sclerando, raga. Vi ricordate nella scorsa Crazy Lock quanto cavolo era spammato canto antico? Io sì, cazzo, che me lo ricordo. Era ovunque. Cioè, ogni allenatore c'aveva canto antico. Ogni Pokémon. E ogni allenatore. Ogni Pokémon canto antico. Canto antico. E sembrava una cazzo d'orchestra la nostra serie. Allora, perfetto. Io mi poggerei volentieri qua. Oh! Così presto, penso di aver balzato qualche allenatore, però non vado di certo indietro a riprenderli. Doppiamoci un attimo i Pokémon. Fatemi solo controllare una cosa, raga, è solo una cosa poco pratica. Ok, perfetto, siamo a 10 minuti. No, scusate, davvero, avevo l'emulatore che mi copriva il counter dei minuti e non capivo niente. Perfetto, Artemisio. Artemisio, caro mio, grazie per il tuo aiuto nelle fogne. I miei Pokémon di tipo coleottero stanno fremendo da un bel po' perché vogliono... Non... Allora, i tuoi Pokémon di coleottero, zio, non sono di coleottero. Guarda, te lo posso giurare qua sul posto. Vai, perfetto, parte la sfida con Jacqueline. Perfetto, nome di battesimo di Artemisio, che in realtà è un nome d'arte, essendo lui comunque un artista ciclista, perfetto. È una passione, comunque, una passione del ciclismo. Ok ragazzi, allora ho letteralmente spento il cazzo di emulatore, l'ho letteralmente chiuso, non chiedetemi come sia possibile, mi si è chiuso davanti mentre stavo iniziando la battaglia con Artemisio. Comunque direi di iniziare subito di nuovo questa battaglia. Se non sbaglio all'inizio aveva un Buneri, però tanto che cazzo di vantaggio posso avere da un Buneri che tanto va a fanculo, non so nel tipo, nelle mosse, nella lunghezza del pisello, non so niente, quindi noi ci buttiamo a caso. Sì, tra l'altro i Pokémon li ho usati diversamente perché ho dovuto rifare dall'inizio dell'episodio. Praticamente iniziamo bene. Guarda, iniziamo veramente benissimo. Se, no, poi uno, non, uno, uno. Poi gli dicono di non bestemmiare, no? Cioè, un Buneri. Un Buneri. Un cazzo di Buneri. Meno male, raga, che abbiamo John Frog che ci salva sempre il culo. Allora, un attimo. Perché qua la situazione è pericolosa. Anche perché questo qua è a livello 23. Non dovresti essere a livello 23. Mi sa che avrei dovuto allenarmi un pochino di più. Curiamoci un attimo Change, che tanto lui al mio Pokémon poco può fare. Andiamo di Mega Assorbimento per rifarci un pochino l'energia. Ho fatto una stronzata. Ho fatto una cazzata immane. Allora, fermi. Curiamoci anche noi. Oh Gesù, un Buneri. Cioè, un coniglio, mi devo fare uccidere da un coniglio. Dai, era evidente che avresti usato un'iperpozione. Allora, calma. Aeroassalto. Potrei anche provare, raga, volendo, volendo potrei provare a boostarmi, ma tanto so già come va a finire. Quindi faccio prima a buttarlo giù, veramente faccio prima. Ma proprio, cioè, nel senso che se mi metto qua a boostarmi non finisco più, raga. Ok, perfetto. Tra l'altro se già giocato la pozione, quindi ottimo. Ok, allora, Loudred, proviamo a mandare Drapion. Di che livello sei tu? 25, porco 2. Quanto cazzo li ho alzati i livelli? Io non li avevo alzati così tanto... Ti prego, 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 sì! 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 Tirtuga, fermi, 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 fermi. Ho paura a mandare Menchi, ho paura a mandare Menchi. Ho paura. Ho seriamente il terrore. Ok, quello era il suo più forte. Merda! Merda, 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 Cannon Flash. No, 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 no. Ti prego! Ok, 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 ok. Ok, tra l'altro ho perso giustamente, siccome poi ho stoppato anche la registrazione, ho perso anche il counter, quindi non so che cazzo, cioè non so quanti minuti sono. Calma, ok, forse ce l'abbiamo fatta, magari Cannon Flash è pure fisico. No, giustamente, perché sia mai che io abbia un po' di culo nella mia inutile vita. Cannon Flash, non crittare, non crittare, non crittare, non crittare, ok, mandalo giù. Ok. Ok. Che rischio, che rischio, che rischio su Change, abbiamo rischiato di perdere lo starter. Forza sfera, non è entomoblocco, forza sfera. Fermi, fatemele vedere, no, non salva, fatemele vedere un attimo, ste cavolo di MT. Cristo, Dio Cristo, che cazzo era sta cosa, via. Ok, raga. È stato un bel infarto. D'ora in poi dovrò allenarmi molto di più i Pokémon, perché...
Perché allora, fermo restando che in teoria non doveva essere al 25 quel Pokémon per gli standard che ho messo, però siccome non sono un genio in matematica potrei anche aver sbagliato, quindi ecco, ci potrebbe stare che io abbia sbagliato la Madonna, quindi... Oddio. Ok, perfetto. Allora, fermi, quante Mega Ball ho io, poche, quindi compriamone un po', prendiamone tipo 12, perché adesso ragazzi, visto che dovremmo essere all'incirca 15 minuti giù di lì, direi di andare a fare la cattura at the desert. Comunque la città conto di averla esplorata più o meno tutta, spero di non essermi perso nulla, nel caso comunque non è che ci siano cose straimportanti, e la nostra bellissima pietra idrica l'abbiamo trovata. Detto ciò, Mankey, vai un pochino davanti tu che ho bisogno di te, e nada, allora... Buongiorno. Lei non ricordavo che lei fosse qua. Se per te non è un problema, mi mostreresti i tuoi Pokémon? Certo, prenditi il mio Mankey. Oh, guarda. Il tuo Mankey è molto più sicuro di sé degli altri Pokémon della sua specie. Eppure tu hai solo 3 medaglie. Fantastico, non ne capisco il motivo, ma sembra che tu riesca a tirare fuori il meglio dai tuoi Pokémon. Ma lascia che mi lascia che io curi la mia dislessia. Mi chiamo Acromio e sono uno scienziato. Il tema della mia ricerca è come valorizzare la forza dei Pokémon. Qual è l'origine della forza dei Pokémon e cosa ne permette il massimo sviluppo? Il legame con l'allenatore o qualche altro mezzo? Vorrei provare a scoprirlo lottando contro di te. Che ne dici? Sì, perfetto, ti aspetto anch'io al percorso 4, figliolo. Che bello non dover affrontare Vel, che cazzo è? Ah, c'era tutta sta zona qua che non ho esplorato, vabbè, lo farò fuori parte, raga. Allora, niente, ragazzi. Allora, io mi ricordo che qua in Pokémon Nero 2 c'era Porco 2. Ti ho visto in giro per la città e... Balza. Ehi, devi balzare. Devi levarti dal cazzo. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Buongiorno, il giro di Austropoli è aperto a tutti. Vediamo cosa hai visitato. Sì, certo che continuo il giro di Austropoli. Vai tra, sicuro. Ora. Tu sei un allenatore, cosa sei? E allenatore quando che... Ah, è vero che in sto gioco hanno girato, hanno cambiato tutto. È vero. No, devi stare fermo. Devi stare fermo, perché mi... Poi non sei un poeta. Non sei un poeta. Comunque, raga, è vero, in sto gioco hanno cambiato tutto. E quindi adesso io non so dove devo andare, sinceramente. Palla clima, aia. Ok, perfetto. Pietra taglio, la mossa più forte del Pleistocene. Non gli hai fatto niente, uccidilo. Tuononda, no. No. Tra l'altro, Tuononda non può... A 30 di precisione, Tuononda. Ma che cazzo? Come se mi avesse preso un puro gelo. Cioè... Dusk Dio Cristo Noir. Come lo butto giù un Dusk Noir? Che poi potrei... London, perfetto, direttamente da Owen questo. Ok, perfetto, interessante. Allora, andiamo di vento gelato, visto che... Bello sto critical. Possiamo andare di vento gelato adesso? Grazie. Olè. Oh, diminuisce la velocità. Dusk Noir usa schiamazzo, che deve stare fermo e morire. Ok, perfetto. Adesso, ragazzi, a sto punto, visto che Acromio sembra essere lontano e distante, so far away... Direi di provare a fare la cattura. Provare! Perché ultimamente con le catture diciamo che non ci è andata particolarmente. Comunque particolarmente bene. Non ho finito la frase, interessante. Comunque nada, non ricordavo che fosse pieno di case sto posto. Cioè, ora che me lo fanno notare me lo ricordo. Però prima non lo sapevo. Allora, ok, dai, dammi qualcosa di buono. Ti prego. Porca di quella puttana. Però me la volete far penare, eh. Me la volete far Cristo Dio penare. Io come, tra l'altro, come lo catturo questo? Vado di Velox Ball. Cosa devo fare? 1, 2, 3. Schitti. Cioè schitti. Ho veramente trovato schitti. No! Schitti di tipo normale, no! No! Schitti di tipo normale, no! Schitti di tipo normale, no! Non ci posso credere. Non vedo l'ora che tu ti evolva. C'è la randomizzazione peggiore della ultima decade. Allora, questo raga lo chiamiamo, visto che è il poco amico, lo chiamiamo, anziché Micio, Mincio, in onore di una storica persona di questo canale, che se si farà viva nei commenti verrà citata in primo piano e tante cose belle. Andiamo a vedere sto coso, va. Le mosse del Pokémon diventano di tipo normanci. Che ci posso dire? Ti prego, zio, evolviti, prego. A che livello si evolve quest'uomo? Io ho paura di controllare fuori parte.
Oddio, allora, ok, perfetto. A Cromio gli direi, prima di affrontarlo, di seccare tutti gli allenatori sul percorso. Io spero che quel Pokémon si evolva presto. Comunque per la prossima parte ovviamente ve lo faccio trovare allenato. E ripeto, io prego che si evolvi presto perché altrimenti potrei impazzire, raga, con un Pokémon del genere in squadra. Pietra taglio, vai, uccidimelo. Porco due. Octazooka mi fa paura però, sinceramente provo un morso così proprio. Ok, quest'uomo mi sa che ha delle difese indecenti perché... Ah, ok, si è incazzato, perfetto. No, penso che abbia delle difese indecenti, ma un attacco schifoso. Proviamo a fare un beccata così io te la butto lì. Sì, raga, delle difese allucinanti questo coso. Guarda, con Octazooka non mi fa niente. Ok, perfetto, è morto malissimo. Quasi livello 25 per il buon Mankey, per la buona Mankey, ragazzi. Con le sue mosse a forma di... Messaggio freccia, è passato Robin Hood, evidentemente, ragazzi. Bene, ha abboccato una preda bella grossa. Mi hai dato del ciccione, ma brutto stronzo. Ma ammazzati, Sailor, raga, è un marinaio in pensione che si è messo a pescare questo. Perfetto. Allora, perfetto. Rufflet, la dislessia e la balbuzia, muori. Ok, perfetto. Livello 25 per Mankey, che tra qualche livello si evolve. E io non escludo, ragazzi. Aspettate, 70. No, non conviene. Io non escludo, ragazzi, che la sua evoluzione. Porco. No, 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 stai fermo. Fermi, fermi, fatemi concentrare. Dicevo, io non escludo, ragazzi, che la sua evoluzione possa avvenire nel prossimo episodio. Perché? Perché sti Pokémon devo allenarli. Avete visto quanto era forte il capo palestra? Quindi, minimo livello 26-27 li posso, anzi, li devo allenare. Così almeno a livello 28 Mankey dovrebbe evolversi. E siamo tutti contenti. Aeroassalto, ti assalto la sorella se non muori tra poco. Non mi far male, anticipo. Allora, non sei Giorgio Chiellini, quindi grazie, muori, perfetto ragazzi. Grandi metafore calcistiche su sto canale, ci piacciono. Olè, perfetto. Allora, Jamfrog, tra l'altro dovrei aver preso fuori parte dei conostropoli, esatto, visto che ho esplorato la città, visto che sono uno youtuber, bravissimo. Ho esplorato un attimo la città e ho preso i nostri bellissimi conostropoli, che praticamente sono delle cure totali, non dichiarate allo Stato. Perfetto, allora 1, 2, 3, boostiamoci un attimino i Pokémon, curiamoci che tra poco c'è il buon Acromio, stavo per dire Armonio, che non so chi cazzo sia Armonio, cioè l'unica armonizzazione che conosco è quella della chitarra ed è proprio l'unica. Ok, perfetto, tra l'altro questo episodio potrebbe venire di nuovo lunghino, ma visto che lo scorso era corto, ci sta. Graveler! A quanto è quotato vigore, signori? Tipo a niente? A 0.5? A video orribile sul mio canale? Cioè niente? Cioè succede sempre? Più rilancio... Beh, evidentemente i miei video sono bellissimi a sto punto, perché se non aveva vigore... Tete, sei fatta il tour. Il tour dei Pokémon di questo tipo. Aia. Aia. Aia, non va bene. Bello sto critical. Ok, perfetto. Allora, scialla. Non farlo. Ok, muori. Muori. Appenditi a un palo e impiccati. Perfetto, ragazzi. È stato molto facile e molto gentile da parte mia affibbiare certi epiteti a questo Pokémon. Tu sei lì tipo... Ok, per... Io, raga, giuro che non me lo ricordo così sto posto. È diverso su Nero 2. Proprio su Nero 2, sulla controparte. Sono convinto al 100% che sia diverso. Dovete sapere, ragazzi, che io non ho mai giocato Bianco 2. Sono sempre stato più propenso a giocare a Nero 2. E infatti la serie l'ho voluto fare proprio qui perché... Sì, è diverso! È tipo una rovina. Allora ti incuriosisce questa cosa, cosa c'è qua dietro? Devi sapere che queste non sono rocce, bensì una sfilza di Crustle, stai a vedere. Sì, allora, sono abbastanza convinto che non siano Crustle. Però, raga, ok, è diverso ed è decisamente più figo, tra l'altro, perché in Pokémon Nero 2 c'era tipo la modernizzazione, se non ricordo male. E qua invece è tutto diverso. Allora, tra l'altro adesso a Chromium mi devo affrontare, io c'ho paura. A proposito, non ti ho ancora chiesto come ti chiami, vero? Creepy, eh? Mi ricorderò di te. E ora lascia che verifichi di persona se sei un allenatore capace di far emergere il potenziale dei Pokémon. Aiuto, allora, che classe di allenatore sei a Cromio? Cristiano Elite 4, Elite 4, interessante, Golett, perfetto. Cristiano Elite 4, cioè, lui comunque è di fede cattolica, si dice. Alcuni dicono che in realtà sia protestante, però queste sono altre storie. Allora, un attimo, aeroassalto, vediamo se riesco a fare le cose bene. La risposta ovviamente è no, non riesco a fare le cose bene. Tra l'altro, wow, con la tempesta Golett che è di tipo terra, visto che ha cambiato il suo tipo, è tipo straefficace. Jonfrog, attenzione. Allora, fermi, se... Che
calma. Questo non è scarso. Questo, allora, di suo non è scarso. Poi non so che cosa gli ha fatto la randomizzazione, ma di suo non dovrebbe essere scarso. Quindi, occhio, sì, raga, guardate i livelli. Devo assolutamente allenare. Non voglio guardare. Porco due. Ok, non mi ha fatto niente. Non fallire, zio, non devi fallire. Fammi un piacere, uccidilo. Fammi un piacere, uccidilo. Dai! Dai. Oh, ok, fermi, sono più veloce io però. Forse sono più veloce io. Seccalo! È una corsa contro il cazzo di tempo, sta battaglia. Oh, giochiamoci di Iperzan. Reggi, non fare crit, non fare crit. Ok, Iperzan muori. Ole, perfetto, cioè abbiamo fatto anche con questo livello 26 per Change, che è il più forte del team. Battuto Cristiano Elite 4. Per fortuna, aggiungerei. Credo di aver capito. Al pari dei campi palestra di Super 4 e del campione della Lega, ogni tanto perdo il mio accento frocio. Tu ti prendi grande cura dei tuoi Pokémon. Ok, sì, perfetto, dai, va bene, sì. Proteina, sicuramente uno degli strumenti più utili di sempre. Ok, Acromio si sta incazzando, interessante. Ora, visto che siamo a 25 minuti, io... Sì, ok, cioè, è diverso, è tipo una civiltà antica, mi piace sta cosa. Tra l'altro, poi nel prossimo episodio ci sarà un'altra cattura da fare. Comunque, questa zona qua la visiteremo dopo. L'idea era di affrontare Acromio. Quindi niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento e iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Ancora con sta chitarra di merda. Io vi ricordo, ragazzi, che per il prossimo episodio troverete il team allenato e probabilmente assisteremo all'evoluzione sia di Mankey che di Mincio. Ora, non sono sicuro, però vi farò sapere in video, cioè le vedrete, quindi vi farò sapere. Vi invito, ragazzi, comunque a passare dai social, a rispondere alla domanda del giorno e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video. Vi lancio i Pokémon. Vi lancio, guarda che tumore, cazzo, guarda.